andata? Bene. Bene. A posto. Papà! Oh. Che ti fai qua? Non dovresti essere al lavoro? No, oggi ho il pomeriggio libero. Volevo portare Giulia a fare una piccola gita. Lo so, non t'ho avvertito. E vabbè, pazienza. Ma dove andiamo? In un posto speciale. E poi domani facciamo quello che vuoi. Vedrai, stiamo andando in un posto che ti piacerà tantissimo. Si chiama Villa delle Meraviglie. O anche Parco dei Mostri. Ma ci sono dei mostri? Beh, non ci sono proprio dei mostri veri. Io ci sono venuto un po' di anni fa. Con la mamma. E a scuola come va? Tra 2 settimane è finita. Beh, quindi stai già in vacanza. Qual è la materia che ti piace di più? Beh, nessuna in particolare. Beh, qual è quella che ti fa proprio schifo? Sono più o meno tutte uguali. Il tennis? Come va il torneo di tennis? È finito una settimana scorsa. Già finito? E come... Secondo posto. Brava, sei bravissima. Vabbè, andiamo? Sembra l'entrata di un castello. Ci sono le giostre dentro? No, qui non ci sono le giostre. Ah. Guarda che bocca. Ha una palla sulla testa. No, ma non è una palla, è il mondo. Che mostro è? Non lo so. Perché ci sono dei miti che raccontano la storia delle statue, però io non li conosco. La mamma ne sapeva tante di queste storie. Facciamolo fuori e poi partiamo per lo spazio. Giulia? Giulia? Benvenuta nel Parco delle Meraviglie. Non vi volevo spaventare. State cercando vostro padre? Sì, in effetti si è allontanato un attimo. Questo è un posto dove è facile perdersi. Se volete vi accompagno, io conosco molto bene questo luogo, ci lavoro. Che lavoro fa? Io sono un uomo d'arte. Pratico il disegno architettonico, la poesia, la storiografia. Mi chiamo Pirro Ligorio e conosco tutte le leggende che sono accadute in questo luogo. Ci sono delle leggende? Certo, ogni cosa ha una sua storia. Questo è il centro del parco, il piazzale delle mille e mille urne, come cantava il poeta. Guarda quella statua, ha gli occhi come nei cartoni animati, sembra Lupo Alberto. Anche se non è molto ciccione, quindi non fa paura. E infatti non è malvagio e rappresenta il trascorrere del tempo. L'elefantino invece figura come il fluire lento dell'eternità. Secondo me chi ha costruito questo stato era un po' matto. Matto?
dici un po'. Questa è Demetra, dea della natura, una dea molto molto importante. È bella, solo che sembra un po' triste. E infatti è triste perché ha perduto sua figlia Proserpina. Quindi è morta? Non proprio, ma come se lo fosse, perché è stata rapita da Ade, il principe degli inferi, perdutamente innamorato di lei. Lei era innamorata? All'inizio no, perché non riusciva ad abituarsi all'idea di non vedere la luce del sole, ma poi si è abituata e è diventata regina dell'inferno. Peccato, era meglio che andava in paradiso. Ma guarda, per gli antichi non faceva troppa differenza l'inferno e il paradiso. C'era solo il mondo dei vivi e il mondo dei morti. Gli dei ovviamente erano immortali, c'era Zeus, che era il capo degli dei, a cui Demetra si rivolse per rivedere sua figlia Proserpina, e Zeus ha concesso a Demetra di vedere Proserpina per 6 mesi all'anno, così che Proserpina stava 6 mesi con la madre e 6 mesi nell'inferno. Nei 6 mesi in cui Demetra aveva vicino la figlia era molto felice, quindi la natura fioriva, e nei mesi in cui sua figlia era lontana, era nell'inferno, la natura sfiorisce. Questo non è vero, perché la gente immortale non esiste. Esiste solo la gente normale, che muore e basta. Però lascia di sé delle tracce in giro. Per esempio, la persona che ha costruito questo parco, che ha fatto tutte queste opere d'arte, vivrà con loro in eterno. Beh, alla mamma piaceva molto questo parco. Lo so. E io, quando penso a lei, un po' sono felice, ma sono anche triste. È importante avere memoria delle persone scomparse, ma questo ricordo ci deve far vivere meglio per loro che vorrebbero vederci felici. Giulia? Vi siete perso? Sì, sono un po' disorientato. È difficile capacitarsi della meraviglia di un posto così stupendo. Veramente a me non sta piacendo per niente. Ho perso mia figlia. Lei per caso ha visto una ragazzina da sola? Bisogna essere molto distratti per perdersi qualcuno così importante. E se le fosse successo qualcosa? Ho capito, lei l'ha vista o no? Siete voi che dovete trovare, non io. Scusi, ma lei chi è? Perché è la prima persona che incontro da quando sono qui. Sì, non vengo volentieri qui nel parco quando c'è molta gente. Vengo soltanto se c'è qualcuno che ha bisogno di visitarlo. Non sta rispondendo alla mia domanda. Io le ho chiesto lei chi è. Tu dovresti imparare ad ascoltare. Tu non sai ascoltare. Sei distratto, ascolti solo i tuoi pensieri, i tuoi ricordi, e non sei capace di sentire nemmeno la persona a cui vuoi veramente bene. Dove sei stato? Non ti devi allontanare così. Tesoro, hai ragione, mi sono perso. Pensavo di non ritrovarti più. Infatti ti ho ritrovato io. Ma dove sei stata? Hai visto il parco? Sì, il parco era bello e le statue erano bellissime. Eh sì, sono le magiche opere di Ligorio. Di chi? Di Pirro Ligorio, è l'architetto di questo parco. Allora era veramente un artista. Ma tu come fai a saperlo? La mamma era un'esperta. Siamo venuti qui tante volte prima che tu nascessi. Sì, ma adesso basta con i ricordi. Dove vuole andare la mia principessa? Andiamo sulle giostre, sulla centrifuga. No,
senti, no, sulla centrifuga no. Avevi detto che facevi tutto quello che volevi. Sì, lo so, ma facciamo tutto tranne la centrifuga, perché l'ultima volta mi ha fatto stare male, eh? Dai. Va bene, però ricordami di non mangiare. Vabbè, siccome non sei riuscito a raccontarmi niente, io adesso ti racconto una storia. Che è quella di Proserpina. Che praticamente...